vantaggio perché abbiamo giocato in una cornice strepitosa, perché era un derby. Sono veramente fiero e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di come i ragazzi hanno interpretato la partita. Con grande coraggio, determinazione, senza mai mollare. Poi personalmente sono orgoglioso della linea difensiva con la quale lavoro di più durante la settimana, però credo che sia stato veramente un capolavoro del gruppo, e a partire da Simone Inzaghi, a finire poi dall'ultimo dei giocatori che oggi non è entrato ma che hanno spinto i compagni. Quanto l'avete sognata questa notte, mister? Sognata, ci si sperava, eravamo consapevoli della forza, io resto convinto della forza della Roma, voglio dire, hanno finito in campo tutti insieme, Vestenischi, Sanabria, Verde, Di Mariano e Soleri. Hanno messo in campo tanta roba, però i nostri ragazzi non hanno fatto un passo indietro e anche chi è arrivato in fondo alla partita con i crampi ha dato tutto quello che aveva, forse anche di più. Quindi il sogno non era tanto un sogno, era la convinzione di potersela giocare, e poi è chiaro che si è trasformata in una splendida realtà. Ma la Roma è prima nel girone C di primavera, però gli scontri diretti dicono Lazio. Questa Lazio è più forte della Roma, avendo la vista poi sempre nei confronti diretti? Io credo che siano partite di grandissimo equilibrio, per di più per questi ragazzi molto giovani c'è di mezzo l'aspetto mentale, quindi le partite possono prendere diverse pieghe. C'è stato un momento della partita d'andata in campionato a Formello dove noi siamo andati in vantaggio e siamo stati dominati dalla Roma, che ha pareggiato immediatamente. La partita di ritorno a Trigoria non ha avuto storia. La partita di andata qui è stata una partita in equilibrio, decisa da un episodio, però probabilmente potevamo anche pareggiarlo, forse poteva venire fuori un doppio margine di vantaggio per la Roma. Due squadre che si equilibrano, forse i nostri hanno un pizzico di cuore in più, senza nulla togliere all'avversario, che sicuramente ha dato tutto quello che aveva, però oggi noi avevamo veramente qualcosa in più che ci ha portato a conquistare. Hai parlato della difesa, bene oggi Pollace, Sec, perfetti i due centrali. Mattia, se ti senti dire che sono la coppia di centrali migliore della categoria? Beh sì, vedendoli allenare, per quanto riguarda il nostro girone, certo, insomma, anche Capratossi Calabresi non sono una brutta coppia, però i nostri sono capaci da un punto di vista mentale di supportarsi, di aiutarsi. Oggi credo che veramente i 5 dietro, i 4 della linea Guido Guerrieri hanno dimostrato di meritare questa coppa, poi tutta la squadra. È chiaro che io forse sono un po' di parte, pendo per loro, però non fare un nome di un giocatore oggi sarebbe un delitto, quindi complimenti a tutti. Uno però lo dobbiamo fare, Economidis, autore di una doppietta. Secondo te Chris può diventare un giocatore anche da prima squadra in futuro? Ma guarda, come voi sapete, diversi dei nostri ragazzi si allenano con la prima squadra. E man mano che passano le settimane, il gap mentale e atletico con i ragazzi della prima squadra, che stanno primeggiando in Italia semplicemente dietro solo alla Juve, si sta assottigliando. Quindi in prospettiva credo che la società abbia lavorato benissimo per quello che ha costruito. Noi speriamo di riuscire a sfornare quanti più prodotti possibili che vestano questa maglia dal settore giovanile alla prima squadra. Supercoppa, Coppa Italia, ora il triplete, lo scudetto è possibile? Ah beh, sì. Sì, perché questi ragazzi hanno cuore, hanno carattere, Simone, sempre Inzaghi, ha l'intuito in più, e continueremo a lavorare. Adesso bisognerà essere bravi, abbandonare in fretta, è giusto festeggiare, stasera ce la godiamo alla grande. Poi da lunedì testa all'Avellino, perché ci mancano 3 partite di campionato, se vogliamo arrivare secondi e non passare dai playoff dobbiamo fare 9 punti. Qual è secondo te la squadra più forte oltre la Lazio in questo campionato primavera in generale, guardando tutti e 3 giorni? Io credo che l'Inter abbia qualcosa di importante, la Juve stessa non ce la dobbiamo dimenticare, che poi nel mercato successivo al nostro turno di Coppa ha integrato ulteriormente, il Torino notoriamente arriva con squadre forti. Credo che insomma, se saremo bravi di andare direttamente alle Final 8, ce la giocheremo con queste, la Fiorentina stessa che sta dominando in un girone molto difficile. Quindi queste qua sono le squadre, però con orgoglio possiamo dire che ci sarà anche la Lazio. Grazie ragazzi.